Bene ragazzuoli, bentornati sul mio canale. Visto che si avvicina il 1º giugno, cosa succede? Succede che Coop Voce il 1º giugno compie 15 anni. Per festeggiare questo 15º anno di età, perché nacque nel 2007, usciranno con una, secondo me, interessantissima offerta, quindi per tutti coloro che hanno una buona copertura team, questa promozione, questa offerta che uscirà tra non molto è molto allettante. Sì, diciamo che Coop Voce è tra quei gestori che mi piacciono, mi sono sempre piaciute come le Poste Mobile, ho avuto tempo addietro, insomma, ancora queste tariffe flat non c'erano ancora, si andava a consumo, mi sembra che ne avevo una, si pagava 9 centesimi al minuto, una cosa del genere, e mi sembra che ce l'ho ancora tuttora, insomma, in un'altra SIM da qualche parte. E questo, insomma, come dicevo, mi piaceva, mi piace Coop Voce, anche se sotto copertura team, che sapete che non è che mi sconfiga più di tanto, però devo, visto già la mia fibra che è sotto copertura team, mi devo ricredere. Insomma, sono migliorati. Sapete, quando rimanete scottati ci rimanete male, insomma, quindi non vedete di buon occhio determinate cose, e invece mi devo ricredere. Quindi questa cosa qui potrebbe essere interessante a chi magari non ha una buona connessione, magari ha un altro gestore, ha notato che Team ha una buona copertura di dove uno abita, dove, insomma, dove utilizza questa SIM, e quella che uscirà non ci dovrebbero essere delle sorprese, ma dovrebbe uscire proprio dal 1º giugno, quindi sarà valido dal 1º al 15 di giugno, un'offerta molto interessante. Ma in più cosa c'è? C'è che anche con Coop Voce si potrà attivare la eSIM. Per chi non lo sapesse, sono le SIM, non sono quelle fisiche, quelle che noi inseriamo nello smartphone, ma sono SIM virtuali. Quindi vengono attivate, naturalmente vengono supportate dallo smartphone, deve avere lo smartphone, insomma, questo supporto, e vengono attivate con un QR code. E sono molto semplici da utilizzare e anche immediati, non bisogna aspettare che venga spedita la SIM. Insomma, tutte queste cose qui vengono fatte tramite mail. Si possono attivare sia anche nei negozi Coop, oppure direttamente online. I costi delle attivazioni rimangono sempre quelli, solitamente sono quei 9,90 euro, 10 euro per l'attivazione sia online che direttamente nel negozio fisico. Ma la novità, oltre a quella di una offerta molto interessante, che tra un po' vi dico quale sarà, è che dovrebbe avere anche una promozione, cioè verrà fatta attivazione e prima mensilità gratuita. Pregi e difetti di Coop Voce, quali sono? Allora, se li vogliamo chiamare difetti, non è che sono realmente dei difetti, diciamo tra virgolette la strozzatura, ma una strozzatura, la vogliamo chiamare strozzatura, ma che secondo me non è: arrivare fino a 100 megabit al secondo in download e 50 in upload, secondo me, insomma, è tanta tanta, ma tanta roba. Cioè, magari arrivare, no, con tanti gestori, non è che ci sono tante persone che arrivano a delle velocità così elevate. Già, se poi andiamo a vedere tanti altri gestori che hanno queste strozzature a 30 megabit al secondo, altri virtuali arrivano a 60, 60, 30, 30, 30, insomma. Quindi avere un 100 di download e un 50 in upload è molto interessante. L'altra, diciamo, difetto, chiamiamolo difetto, è che la Coop Voce non la si può tenere dormiente. È una SIM tra quelle che ogni mese bisogna naturalmente rinnovare. Non si può tenere lì dormiente come si può fare con una Poste Mobile, come una Iliad o eventualmente anche una Spusu. Sì, lo so, ci sono anche Home Mobile, Beri Mobile, però quelle SIM, anche se sono dormienti, non le si possono usare. Home Mobile, Beri Mobile non la si può usare. Si può solo ricevere. Invece, negli altri casi, gli altri
gestore che vi ho elencato potreste andare a consumo. Qui invece con questa qui di Coop Voce non viene rinnovata, si ha il massimo 30 giorni, si perde l'offerta e allora dal di lì si andrà a consumo, però l'offerta ragazzi la si perde. E qual è l'offerta? L'offerta dovrebbe essere 200 giga al mese con minuti limitati e 1000 sms ad un prezzo di 7,90 euro. Io direi che anche qui è un'offerta molto molto interessante con una copertura team. Chi la può fare questa offerta? Tutte le persone, sia i nuovi gestori e anche i vecchi, insomma i vecchi clienti che hanno già una sim di Coop Voce potranno passare a questa nuova offerta. Però qui ci sarà un costo di, mi sembra, su circa sui 9 euro. Si può cambiare, quindi il tipo di offerta, si spenderanno 9 euro. Invece i nuovi clienti, se attivano una sim, normalmente dovrebbero avere sempre il loro costo. Invece chi farà la portabilità del numero, allora lì subentrerà questa attivazione e primo mese gratuito. Quindi se avevate deciso di cambiare l'operatore, il gestore, una tariffa, insomma qualche cosa, e pensavate proprio a Coop Voce, io direi di aspettare qualche giorno. Una cosa molto importante che non ho detto è che le sim di Coop Voce sono per sempre, quindi quelle tariffe non possono essere cambiate, perché c'è scritto proprio per sempre, come quelle di Iliad e ultimamente anche alcune, mi sembra non tutte, però quelle di Kena, che stanno scrivendo questo per sempre, e questa è una cosa molto molto importante e interessante. Altra novità che ci sarà, come sapete, non so, qualcuno l'avrà già sentito, è TIM, quindi in questo caso anche Coop Voce, dismette le antenne 3G, quindi sparirà il 3G per far spazio a 4G+, e quindi per tutte le persone che hanno ancora degli smartphone vecchissimi in 3G e lì non riuscirete più a navigare. Bene, il discorso delle sim è già attivo in questo momento, quindi per tutte le persone che vogliono adesso, aspettate, perché insomma, come ho già detto, un'offerta così qualche giorno è meglio aspettare. Però vabbè, se magari vi serve solo quella voce sms potete farlo tranquillamente e non ci sono problemi. Se vi servono solo 30 giga vabbè, farete quella da 30 giga, non avete bisogno di tutti questi giga, potete sempre attivare una sim Coop Voce sotto copertura TIM. Ma se avete un telefono, uno smartphone che supporta le eSIM, potete farlo lì la richiesta, dove qua facciamo attiva ora. Come potete vedere, andate a scegliere, quindi mantenere il proprio numero e attivare un nuovo numero, riceverla a casa, andarla a ritirare in un punto vendita, oppure qui in basso spuntate voglio attivare una eSIM, e dal di qui il gioco è fatto. Quindi sarà semplicissimo, ci sarà la comunicazione, poi attiverete le sim, le solite procedure che ci sono, riceverete una mail dove ci sarà questo QR code che dovrà essere inquadrato dallo smartphone che supporta le sim e lo attiverete. Una cosa molto importante, si può attivare solo su un dispositivo, non è che con questo QR code avete più telefoni che supportano le sim, lo potete attivare in più parti, no. Bisognerà sempre disinstallare virtualmente da uno smartphone per poi reinstallarlo in un altro. Perdete il QR code, perdete, non lo ritrovate più, non c'è nessun problema, perché potrete andare in un negozio Coop e richiedere il vostro QR code. Va bene ragazzoli, grazie per essere qui fino alla fine del video, direi forse vi ho detto tutto, non lo so, comunque ne riparleremo quando uscirà, quindi dal 1° giugno. Ci sarà questo tipo di offerta, ve lo riproporrò, quindi vedremo se realmente, almeno di quello che ho sentito in giro, sarà vero. Penso di sì, perché le fonti dove io mi, insomma, vado a carpire un po' tutte queste informazioni solitamente sono veritiere, quindi non ci resta che aspettare. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ho fatto qualche prova con Elysium,
quindi la nuova, il nuovo gestore Eli Mobile. Ma questo è un altro video, ve ne parlerò in un altro momento. Va bene, ragazzoli, solito saluto ai miei vecchi iscritti e al solito abbraccio a chi mi vuol bene. Ciao ciao da Teto.